si è tenuto a Palazzo Lascaris un incontro organizzato dal Corecom in collaborazione con ARPA Piemonte per fare il punto sull'inquinamento elettromagnetico nella nostra regione. Al centro delle comunicazioni il sito del Colle della Maddalena sulla collina torinese, con l'illustrazione del piano di risanamento dell'area che, una volta applicato, riporterà le emissioni nella norma. La dieta elettromagnetica di ogni giorno è a due facce. Da una parte ci sono le emissioni elettromagnetiche da parte dei ripetitori TV, delle radio, e qui ci sono luci ed ombre, mentre da una parte l'emissione dell'elettromagnetismo delle televisioni col passaggio dall'analogico al digitale è decisamente calato, è aumentato moltissimo quella delle radio. In ogni modo, situazioni costantemente monitorate dall'ARPA. ARPA in questo ambito ha svolto e svolge un importante lavoro di valutazione, di simulazioni anche teoriche sui benefici del piano di risanamento presentato, in particolar modo sull'area del Colle della Maddalena. Noi abbiamo addirittura installato un sistema di monitoraggio in remoto dei campi elettromagnetici in maniera tale da tenere sotto controllo H24 tutte le emissioni elettromagnetiche dell'area.